Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video di Chiedilo a Bliss, il format che risponde alle domande più frequenti sul mondo dei traslochi. Prima di iniziare, se non l'hai già fatto, iscriviti al canale e attiva anche la campanella in modo da non perdere nessuna novità. Ciao a tutti, sono Simone Pizzo, MC per Bliss Moving & Logistics e oggi risponderemo insieme ad alcune delle domande più frequenti nel mondo dei traslochi. Sigla! Grazie. Allora, iniziamo? Vado con la prima. Cosa cambia tra trasloco nazionale e internazionale? La prima sostanziale differenza che c'è tra un trasloco nazionale e uno internazionale è senz'altro il numero di agenti coinvolti. Ci troviamo infatti a rapportarci con le dogane. Un secondo aspetto fondamentale che differenzia un trasloco nazionale da uno internazionale è banalmente il mezzo di trasporto usato. Se sul territorio nazionale possiamo infatti servirci di furgoni, autocarri, mezzi pesanti, in un trasloco internazionale chiaramente ci muoveremo via oceano o via aerea. Pertanto dobbiamo aggiungere un altro soggetto che può essere la compagnia navale o quella aerea e così via. Chiaramente il maggior numero di soggetti e risorse coinvolte nel trasloco internazionale richiedono una pianificazione più attenta e una comunicazione ottimale tra le parti, soprattutto un buon utilizzo della lingua inglese. Andiamo avanti. Qual è il periodo migliore per traslocare? Dunque, partiamo da un presupposto. Un periodo migliore per traslocare fondamentalmente non c'è. E non sempre le esigenze della vita permettono di scegliere liberamente quando farlo. Vi consigliamo, se possibile, di evitare di organizzare e pianificare il tutto nei mesi estivi, perché rappresentano un po' l'orario di punta nel mondo dei traslochi. The last one. Con quanto anticipo va richiesto il preventivo? Banalmente, qui vige la regola non scritta del prima è, meglio è. Infatti, avere il giusto tempo per poter organizzare e pianificare il tutto per il meglio è la chiave di volta per avere un trasloco senza stress e senza sorprese. Ok, per oggi è tutto. Ci vediamo al prossimo episodio di Chiedilo a Bliss. Ciao ciao!